Adesso andiamo a fare il cappuccino, okay. Cosa che è molto importante sia per noi che per voi. Sì, okay? No. Cioè, non dobbiamo chiamarla schiuma, ma dobbiamo chiamarla crema di latte. Ok? Okay. Allora, tieni conto che loro fanno 90 cappuccini e 10 espresso. Sì, ma va bene. La percentuale. No? Allora, bolli latte di questa forma, ok? Non bolli latte molto grandi, con una bocca molto grande. Bisogna sempre, sempre, ma loro sono abituati a berlo bollente? Sono abituati a berlo bollente? No. No. Caldo normale, caldo da non bollente. Benissimo. Dobbiamo sempre considerare di avere il latte freddo. Ok. Ecco, tieni conto se loro si cucinano. Cold milk is very important, ok? Il latte freddo. Paragraph 1 for a cappuccino is cold milk. Ok. Proteine è importante? Beh, proteine non lo so. Parzialmente scremato? No, no, questo è intero. Intero, full. Ok, full milk. So no castrated milk with zero fat or something, just full milk. Cold. Yeah, and cold. Per fare un cappuccino bisognerebbe usare 100 ml di latte. Ok, 100 ml of milk are necessary for a cappuccino. La tazza è 150 ml. Ok, 150 ml is the standard cappuccino cup. So 100 ml of milk are required. 100 ml latte. Sì. 25 ml caffè. 25 deve essere lo spessore della crema, la cremosità del cappuccino. Okay. Ok. 100 ml milk, 25 ml espresso and 25 ml of crema or foam. And that's it. Very simple, at least the words are simple. Allora, va con il dottore pulirlo dall'acqua, ok? Andiamo. Ah, se vuole venire di qua, ok. Now we see the... Okay. Allora, noi immergiamo il vaporizzatore nel bollilatte, ok? Stendiamo lentamente. Senti che fa un piccolo rumore? Noi diciamo che frigge. Okay, so we see the milk is rotating, fa una, come si chiama in italiano? Noi diciamo un vortice. Okay. Wow. Appoggiamo il nostro latte qua. Puliamo il nostro vaporizzatore. Okay. Okay. Mettiamo in infusione il nostro caffè. Ai. Yeah, perfetto. Now we have the for the cappuccino. Dobbiamo sempre 25 ml, sì. Dobbiamo sempre stare attenti che deve essere lo stesso quantitativo di caffè, cioè 25 ml. Ok. Ok? Perfetto. Prendiamo il nostro bollilatte. Ah, è caldo? È caldo, ok. Andiamo ad amalgamare quello che noi abbiamo fatto, no? Ok? Rendiamo la crema del latte lucida a specchio. Now milk and foam is mixed. Ok? Yeah. Prendiamo la nostra tazza del cappuccino e andiamo a versare. Ecco, questo è venuto male perché non c'è venuto il caffè. This is now a white one. Yep. Questo buono. È il nostro cappuccino. Buono. Questo noi abbiamo la cremosità del nostro cappuccino. Okay. All'interno del nostro bollilatte non rimane latte. Ok? Ok. Adesso andiamo a vedere
So this now very interesting. Andiamo a vedere sì. La intensità di cremosità che ha il cappuccino. Ok. No? Andiamo a vedere che abbiamo tutta crema. Ok? Uh-huh. Se noi beviamo il cappuccino in questo modo, this is now the testing of the creaminess of the cappuccino. Prego, assaggi, solo assaggiare. Wow, testing. Beve l'intensità del latte e della crema e del caffè. È fantastico. E qui è uguale, no? Sì. È un modo completamente diverso di versare quello che è il caffè, il latte, ma è praticamente uguale. Wow. La cremosità sia del latte che del caffè. Benissimo. Arrivati a questo punto, abbiamo una rimanenza nel nostro bollilatte, ok? Allora, ci armiamo di un bollilatte leggermente più grande. Versiamo il latte caldo nel nostro bollilatte, riprendiamo con il latte freddo e siamo pronti per ripartire di nuovo. Ok, oh là là.